Inizia solitamente con dolore a carico alle piccole articolazioni, soprattutto chiaramente delle mani e dei piedi, e quindi impatta notevolmente con la qualità di vita del soggetto. È l'artrite reumatoide, un'infiammazione delle articolazioni, una patologia che colpisce per lo più donne tra i 35 e i 50 anni. Una malattia di cui non si conoscono le cause, di cui si parla poco e per la quale la diagnosi precoce è efficace nella prestare una cura adeguata e rendere così la vita del paziente normale. Esistono terapie efficaci, sono terapie farmacologiche. La terapia adeguata è soprattutto il controllo dell'infiammazione, in quanto questa malattia è determinata proprio da un'infiammazione sistemica, da un'attivazione del sistema immunitario che stimola tutto il processo infiammatorio. E quindi farmaci, ovviamente farmaci che controllano l'infiammazione, i classici farmaci antinfiammatori e non steroidei, e ovviamente l'utilizzo di farmaci che vengono definiti farmaci di fondo proprio per cercare di bloccare l'evoluzione della malattia. Oggi abbiamo dei farmaci, diciamo, molto importanti che sono di derivazione biotecnologica e questi permettono proprio di rallentare il processo patologico di questa malattia. Per ridurre i sintomi della patologia è bene anche non sovraccaricare le articolazioni per evitare infiammazioni dolorose. La genetica aiuta nell'individuazione, in qualche caso, dell'insorgere dell'artrite. Di questi farmaci biotecnologici se ne stanno identificando e testando sempre di nuovi, e diciamo così che una cosa che noi diciamo sempre ai pazienti è che se uno si deve ammalare di artrite reumatoide, se uno doveva scegliere l'epoca della vita in cui ammalarsi di artrite reumatoide, direi che questo è il periodo giusto, perché abbiamo molte possibilità che una volta non avevamo.